Amiche e amici di Sport Più, ve l'avevamo promesso, siamo qui con le bambole di Pezza, siamo con la frontman Cleo, con la chitarrista Morgana, front girl, hai ragione. Comunque ragazze, voi siete veramente uno spettacolo, in questo momento la miglior band woman in Italia rock. Grazie mille. Grazie mille, ci fa un sacco piacere. Per chi ci conosce bene sa che noi abbiamo iniziato la nostra carriera un po' di anni fa, abbiamo cambiato formazione, siamo passate attraverso varie vicissitudini, ma fino a che non siamo arrivate qui oggi molto felici di palchi come questo che ci fanno sentire proprio gratificate. E quindi grazie per chi ci vuole seguire, seguiteci anche sui social, che abbiamo vari Instagram e tutti i vari canali TikTok eccetera, dove siamo molto attive e vi raccontiamo tutto quello che accade dietro le quinte, che è sempre molto molto divertente. Le nostre tematiche sono spesso, diciamo, non parliamo solo di donne, quello no, ci piace parlare, poi lei è bravissima a scrivere i testi, la Cleo, e tante volte ha scritto pezzi come Io non sono come te, che è proprio invece un grido più generazionale. Sì, quello non c'entra uomini e donne, è più una cosa personale, sì. Il fatto di sentirsi appunto a volte anche diversi, a volte invece andiamo su dei testi tipo Non sei sola, che invece parla proprio della tematica della violenza femminile, che è una tematica che per noi ovviamente è molto importante, proprio il fatto di essere contro la violenza e è a sostegno delle problematiche femminili. Oppure ci sono testi come quello di Freddy Krueger, dove invece si parla di una rabbia. Freddy Krueger parla di una relazione tossica, si può dire così, quindi sì. Parla dell'inizio di una relazione tossica, quindi evitare di continuare ad andare avanti con questa persona perché si scoprono le famosissime red flag. Esatto, ma la più bella di tutte, che sicuramente voi conoscete, è l'origine di Mi hai rotto il cazzo, raccontiamo questo. Vabbè, Favole l'avevo scritta, praticamente in Favole dico tutto quello che ho scritto al mio ex quando l'ho mollato dopo 2 anni. L'ho mollato e tutto quello che gli ho detto fondamentalmente poi l'ho messo in una canzone. Mi piace parlare di cose divertenti, tipo relazioni fatte di abusi psicologici eccetera eccetera, a quanto pare. Però sì, in questo caso si tratta di una relazione che nel mio caso è stata veramente difficile e tosta da affrontare. Non tanto di abusi fisici, ma per gli abusi psicologici di cui ho sofferto. Cioè. Beh, che poi la cosa bella è che essendo così autentiche la scrittura delle canzoni, poi molte persone ci scrivono: ah, mi sono riconosciuto in questa canzone perché magari sta vivendo lo stesso momento. A volte addirittura dicono: mi sono salvato, no? Stavo male, grazie alla vostra canzone ho trovato la forza di reagire. Poi ci sono canzoni anche più delicate, tipo A me non è mai cagata nessuno, che vanno ancora più a fondo. Ah, però si chiama Contare Zero, Morghi. Che però dice così, che però cos'è che si era tatuata la ragazza? No, in 3 si sono tatuate questa frase e un'altra una frase di autoreggente. Bello, quando addirittura qualcuno tatua un pezzo di frasi è incredibile, no? È un orgoglio, cioè vuol dire che comunque ci sono entrati. Mi pare che si era tatuati Io lo so di non contare zero. Che bello, forse, vedi? Forse no, forse no, non mi ricordo. Sì, secondo me sì, si era tatuata esattamente quella frase lì, vedi? Per cui è bello, è veramente bello quando vediamo che qualcuno riceve questi messaggi e li fa suoi e magari gli servono proprio per reagire. Perché poi è quello tante volte, io penso, il fatto di tirare fuori la forza di reagire, che è un po' come la nostra lotta alla sopravvivenza, perché sapete, fare rock in Italia non è per niente facile. E anche noi in certi momenti siamo crollate, ci siamo fermate, però poi ecco, credo che la cosa più importante sia proprio trovare la forza di reagire, di superare gli ostacoli e di continuare a tenere duro nonostante tutto. E poi ci siete voi meravigliosi fan, seguaci, insomma, chi viene a vederci, chi viene a sentirci, che veramente a cui dobbiamo tutto, perché sono le persone che poi ci sostengono e ci fanno andare avanti. Questa notte